Buongiorno. Allora, continuiamo con le nostre lezioni sul gioco della dama internazionale. Sono parecchi incontri che discutiamo di regole, ma non abbiamo discusso della cosa poi principale. Quando è che si vince? Perché l'obiettivo del gioco della dama è sicuramente la vittoria, almeno l'obiettivo primo. L'obiettivo secondo è il pareggio, ma tanto cominciamo a capire quando è che si ottiene la vittoria. Quando io chiedo ai miei allievi che cosa pensano, come pensano di ottenere la vittoria, la risposta è quasi unanime. E dicono tutti quando l'avversario non ha più pezzi, quando elimino tutti i pezzi avversari. Beh, certo, questo è un obiettivo, certamente, questa è una condizione, ma non è l'unica. In realtà, noi possiamo definire questo. La vittoria si ottiene quando l'avversario non ha più mosse giocabili, non può effettuare alcuna mossa. È chiaro che se non ha più pezzi non potrà effettuare alcuna mossa. Quindi in una situazione del genere, io col bianco do da mangiare, il bianco, il nero mangia, io ne mangio due, ho eliminato tutti i pezzi avversari e ottengo la vittoria. Ma non è l'unico caso. Vi faccio vedere questa posizione. In questa posizione, mettiamo la dama bianca qua, tocca muovere al bianco. Che cosa può fare il bianco? Il bianco può effettuare questa mossa, viene qua in casella 47. Il nero non ha più mosse giocabili perché non può tornare indietro. Le pedine non tornano indietro. La dama ha una dama mai chiusa. E il bianco vince. Vince perché ha effettuato un blocco, nonostante che sia in inferiorità di pezzi. Mi direte, ma questa è una situazione strana? Posso dimostrarvi di no. Guardate, metto una posizione di questo tipo, semplice, apparentemente chiaro. Ecco come il bianco può ottenere la vittoria, in questo modo. Sacrifica un pezzo, il nero mangia, effettua questo cambio, dà da mangiare un secondo pezzo, il nero mangia, e il bianco cattura la presa fino in fondo e vince. È l'unica situazione? No, ce ne sono tante e tante. Ve ne mostro un'altra. Questa tocca muovere al bianco. Sembra in difficoltà? Assolutamente no. Il bianco sacrifica, il nero mangia. Il bianco muove qua. E vedete che il nero non ha più mosse giocabili. Le sue pedine non possono più avanzare. La sua dama è rimasta imbottigliata. Il nero ha perso. E questo è un blocco, possiamo definirlo un blocco al biscacco, come quello precedente, dovevamo definirlo come blocco al cantone. Anche per oggi il tempo è tiranno e è scaduto. Io vi do arrivederci alla prossima occasione. Buongiorno a tutti.